Ciao amici, ben ritrovati. Oggi vi parlo di un inchiostro un po' particolare, una serie speciale. Stiamo parlando della Diamine, ancora una volta questa azienda statunitense, che ha ideato una serie di sei inchiostri dedicati ai legni delle chitarre, della chitarra Les Paul in particolare. Innanzitutto trovo da musicista che sia insomma una cosa molto bella perché insomma è un po' diversa anche dal solito. È vero i compositori, è vero i fiori, è vero i profumi qua e là eccetera, però insomma pensare proprio alla chitarra e tra l'altro chi di voi ha avuto la possibilità di vedere i legni di queste chitarre così importanti nel percorso storico dell'evoluzione di questo strumento, effettivamente ritroverà non solo una piacevolezza nell'osservare questo legno che cambia tantissime sfumature a seconda un po' di come lo guardiamo, perché sono chitarre che hanno delle curve, hanno delle linee, delle smussature molto belle e quindi favoriscono il cambio della saturazione cromatica a seconda di come la luce le colpisce, ma anche proprio la varietà dei legni, dal ciliegio, da altri legni che ovviamente con le vernici dedicate tra il rosso, arancione, il marrone chiaro, il marrone un po' più scuro, l'arancione bruciato, ed ecco che arrivano questi inchiostri che sono dal sherry sunburst, quindi il ciliegio bruciato, il colore, quello di oggi è il tabacco sunburst, quindi il tabacco proprio bruciato dal sole, ma poi anche il desert brass, l'honey brass e poi un azzurro che va effettivamente a scombinare un po' tutto il quadro, a scombinare la serie, ma la scombina così bene perché è bellissima questa tonalità di azzurro pastellato da mettere insieme agli altri inchiostri. Oggi vi parlo del tabacco sunburst. Allora, cominciamo così, analizzare la confezione, è la classica confezione per il calamaio Diamine con la personalizzazione, praticamente il cartonato è identico per tutti, ma questo adesivo che viene applicato in questo riquadro bianco con la tonalità dell'inchiostro che abbiamo scelto conferisce insomma un pochettino più di eleganza e meno anonimato alla nostra scelta. Il calamaio è quello tipico Diamine, calamaio da 80 ml, non esiste al momento perlomeno la versione da 30 ml. Beh, poco male perché comunque a fare bene i conti si risparmia qualche cosa anche su questo formato, perché il prezzo di questo inchiostro è uguale agli altri, anche se è un'edizione dedicata alla Gibson, è un prezzo che è uguale agli altri, quindi siamo nell'ordine dei 120-130 euro al litro, quindi nella parte bassa, bassa, bassa della piramide dei costi degli inchiostri. Mi interessava non solo per una questione così affettiva provare questi inchiostri, ma anche capire se era un'edizione un po' diversa, un po' una formulazione differente da quello che siamo soliti usare, perché comunque insomma è un'edizione dedicata. Però il prezzo appunto è sempre quello tipico degli inchiostri. Quindi andiamo a vedere un pochettino se c'è qualche sorpresa, se c'è qualche novità. Di sicuro il tappo è quello che ultimamente Diamine sta utilizzando per degli inchiostri un po' diversi, un po' speciali. Per esempio, la serie degli inchiostri Shimmering hanno questo tappo dorato e non quello scuro classico in plastica. Questo è un tappo in metallo e quindi è ancora più bello, se vogliamo, più centrata anche la scelta della doratura su questa serie di inchiostri. Vi ricordo che ho provato e recensito anche lo Sherry Sunburst, che è molto bello. Aspetto di fare una prova comparativa quando li avrò un po' esaminati tutti quanti, con altri colori della Diamine, perché
Per qualcuno, lo dico senza avere ancora i dati sotto mano, la certezza dei dati, però per qualcuno sembra, insomma, quasi uno stesso inchiostro un po' rivisitato appena appena. Ecco, Diamine ha una tavolozza di inchiostri così estesa che veramente a volte viene da domandarsi com'è possibile inventare una tinta, una sfumatura nuova. Andiamo a vedere come si comporta. Una bellissima penna, la Stipula Etruria col suo pennino T-Flex in titanio. Andiamo a vedere sulle nostre solite carte come funziona. Fabriano e Coqua, 85 grammi. Allora, proviamo subito. Intanto che bella penna, ho scelto questa perché la tinta, bene o male, è quella di questa bellissima celluloide, Stipula Etruria. Inchiostro. Allora, intanto scorrevolezza, certamente è un inchiostro che rende facile la scrittura, ha una componente, diciamo, liquida abbastanza evidente, liquida nel senso che agevola il pennino nello scorrimento, questo è fuori dubbio. Segniamo anche che la carta è una Fabriano, ecco qua, da 85 grammi. Sì, bella, come vedete si scrive in scioltezza, anche con una penna abbastanza generosa e corpulenta come questa. Non ha quell'aspetto un po' viscoso, un po' quasi oleoso, grasso che alcuni inchiostri da Yamin hanno e che tutto sommato a me piacciono anche perché favoriscono l'utilizzo su pennini extra fini, pennini magari di quelli a taglio che rigano la carta nel vero senso della parola. È molto bella questa tonalità di inchiostro che nel momento in cui la mettiamo su carta per via dell'effetto bagnato sembra decisamente più scura, ma poi schiarisce quel poco beh, devo dire la verità che si avvicina tanto alla tonalità del tabacco bruciato dal sole, del tabacco essiccato poi alla fin fine. Ho avuto occasione di, così, le stranezze della vita, di passare una giornata insieme proprio a dei lavoranti del tabacco in una conceria dove viene essiccato, dove poi, non è una conceria, scusate, dove viene essiccato, non fanno la lavorazione, fanno soltanto la raccolta e l'essiccatura del tabacco. E devo dire che il colore era proprio questo. Se vedete, ora è appena appena più scuro di quello, ecco, così forse si vede meglio. Una volta asciugato, schiarisce quel poco, ma è molto bello, la saturazione c'è tutta. Non ci sono particolari effetti di shading, chiamiamolo così, ma dà l'impressione, osservandolo in controluce, quasi di avere dei riflessi lucidi. È una cosa un po' strana che mi è capitato anche su altre carte, in corrispondenza di questi, vedete, di questi tratti così densi, di avere quasi un riflesso dorato. Molto bello, voglio provarlo sulla carta, su quest'altra carta, sulla Rodia. Vediamo come funziona qua. Vabbè, quanto è bella sta carta. E qui si vede anche, cosa che non si vedeva sul quaderno, quanto questo inchiostro invece determini delle sfumature. Pennino
Appennino. E poi la scorrevolezza è veramente bella. T-flex. Bello, proprio bello. Inchiostro. Ma diciamo, scriviamoglielo anche per serie. Gibson. Questo veramente è un marchio di quelli veramente notevoli. Proviamo a scrivere così per vedere tabacco, per vedere come l'inchiostro scenda in maniera diversa. È una carta veramente bella. Ora vi faccio vedere più da vicino. Allora, che cosa vedete, quello che dico spesso, caratteristiche degli inchiostri vanno studiate su più carte, perché quando leggiamo le recensioni e l'inchiostro si comporta così colà, provato su una carta, che non sia una carta ISO, perché se esistesse una carta ISO, così come le degustazioni dei vini avvengono in un bicchiere ISO sotto una lampada ad una temperatura colore di quel tipo, io so che se forma un certo disco, se forma dei riflessi, la densità, la struttura, eccetera, la riconosco perché le prove avvengono in maniera conforme. Ma gli inchiostri, dire che un inchiostro abbia riflessi o non riflessi, che spiumi o non spiumi, varia a seconda di carta, pennino e tanti altri fattori. Allora, guardiamo qua su questa carta quanto è bella la tinta di questo inchiostro. Ve la faccio vedere per così, senza la lente, intanto per apprezzarla alla luce come la vedono i miei occhi, perché poi purtroppo mi avvicino alla camera e scurisce un pochettino il tratto. È molto bella e anche qui vi dicevo, in concomitanza di un tratto un po' fitto come questo, si genera una sorta di riflesso bello, non ve lo so neanche spiegare, acquista un po' di lucidità, è veramente bello. Allora, tratto pieno, senza dubbio, bel tipo di passaggio sulla carta, ma questo dobbiamo renderlo a rodia. Guardate come l'inchiostro, vedete, a seconda della velocità abbia più o meno saturazione, il riempimento è abbastanza costante, nel senso che la copertura c'è, però guardate su pennino. Cosa significa aver rallentato, ripreso il tratto, averlo arrestato? Guardate come cambia anche ogni volta che andiamo. Sembra, certamente l'elasticità di questo pennino aiuta, ma è molto bello, veramente molto bello. E facciamo anche un'altra considerazione. Stiamo parlando di un inchiostro che costa come gli altri della Diamine. Beh, è un motivo in più per provarlo, comprarlo, se vi piacciono ovviamente queste tinte che a me piacciono davvero molto, bello il calamaio, ma perché no? Assolutamente, assolutamente da avere. Questo inoltre è un colore che secondo me è abbastanza originale fra quelli da Yamin, un po' meno originale lo Sherry Sunburst che mi piace di più come tinta, ma è quasi indistinguibile dall'Ancient Copper, che secondo me ha qualità di composizione ancora migliori. Fatico a scegliere l'uno o l'altro, diciamo col cuore mi piacerebbe più questa serie, ma quell'altro, vabbè, lo vediamo magari in un video, in un prossimo video dove li accomuno e li metto l'uno vicino all'altro.
Quanto dura nel tempo? È suscettibile alla luce? No, ve l'ho detto, nel senso che lo mettete su carta ed è senza dubbio un pochettino più scuro nel momento che è liquido, però poi la tenuta dell'inchiostro è quella, cioè dopo 2-3 minuti si asciuga e lo vedete veramente così come appare. Mi spiace che come al solito è difficile mostrarvi i colori reali attraverso una videocamera, ma come si può apprezzare, eccolo qua, resta molto simile a come l'abbiamo visto sulla carta. È veramente una bella tinta, mi piace molto, è stabile e poi appunto c'è questo fatto che resta comunque un'edizione, una serie dedicata, quindi un'edizione speciale in omaggio a una delle più belle chitarre mai create e quindi insomma c'è questo valore aggiunto. Il prezzo è un prezzo più che mai onesto, quindi secondo me vale la pena provarlo. Grazie a tutti amici, vi aspetto ai prossimi video. Ciao! No, amici, non ho finito, scusatemi, avevo proprio voglia invece di provarlo su una carta avogliata. Quindi, scusate, ma riapro la mia agenda dei lavori. Allora, proviamo come scrive su un bel foglio avogliato, perché questi colori, questi sepia, questi marroncini, questi arancioni, mattone, sono proprio a casa loro quando si tratta di una bella carta con questa tonalità. Allora andiamo a vedere se è vero anche per la nostra prova. Allora, qui abbiamo una bella. E infatti stipula Turia. Dai, incliniamo la calligrafia ancora di più. Flex. Inchiostro. Vedete che belle sfumature si determinano. Metto guitar serie. Stiamo parlando del tabacco. Sunburst. Veramente molto bello. A me piace molto, mi piace molto questa tonalità di carta quando devo fare qualcosa appunto con inchiostri che ormai insomma ho provato a stare bene e danno un sapore ancora diverso. Quindi pensate un pochettino quante altre variabili possiamo assommare in un inchiostro, nella prova di un inchiostro, di una penna, e poi qui non lo nego, non sono molto incline a questo, però in questo caso subisco certamente il fascino di che cosa? Del colore dell'inchiostro, fuori dubbio, del colore della carta e di questa bellissima penna che fa pandan con un po' tutto quanto. E a volte è bello anche un po' andare dietro a queste cose qua, lasciando tutti i pensieri scientifici da un'altra parte. E adesso ho finito per davvero, amici. Alla prossima e saluti inchiostrati. Ciao ciao!